a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi faremo un altro video sull'antica Roma, uno degli ultimi probabilmente, e parleremo dell'età imperiale. Allora, l'impero in cui ci troviamo è gestito inizialmente da Troiano nel secondo secolo. E in questo periodo sotto Troiano, Roma diventa Caput Mundi, quindi il capo del mondo. E la sua estensione arriva, diciamo, dall'Oceano Atlantico fino al Golfo Persico e poi dalla Britannia all'Egitto. In questo periodo, insomma, nell'età imperiale, oltre a Troiano, ci saranno anche le famiglie Giulio Claudia, i Flavia, il famosissimo Colosseo, no? E gli Antonini. Diciamo che queste sono le principali famiglie che occuperanno il trono, diciamo, da imperatore. Diciamo che l'età imperiale è maggiormente conosciuta per la diffusione della religione cristiana sotto Tiberio nel primo secolo. Poi abbiamo un attimo di defaillance perché abbiamo Marco Aurelio come imperatore dopo Tiberio, appunto, che decide di governare insieme al fratello minore Lucio Vero, che instaurano insieme una diarchia. Però diciamo che inizialmente poteva anche andare bene, poi però Lucio Vero muore, quindi rimane Marco Aurelio a governare da solo. Fino al 180, anno in cui scoppia la peste, Marco Aurelio muore appunto di peste, e al comando ci sarà suo figlio Commodio, che è un cretino assoluto, perché è un responsabile e un demagogico e instaura l'autarchia, quindi è un coccio di cazzo questo. E a causa sua, diciamo, delle scelte sbagliate che ha fatto, c'è una crisi, entra una crisi e ok, potrebbe anche essere andar bene, diciamo, fino a questo punto, diciamo che potrebbe anche riprendersi dalla crisi, però no, perché poi con Settimio Severo che si concentra più che altro sull'esercito, infatti lui è il primo imperatore militare, tra virgolette, aggiunge il Senato, diciamo che lui si inventa il suo Senato e quindi rimane lui al capo, così. Però questa crisi poi si aggrava e quindi ci saranno delle conseguenze un po' negative a causa di questa crisi che si aggrava. Abbiamo infatti delle contraddizioni interne, tantissime, minaccia al Senato, perché poi appunto a causa di queste contraddizioni interne ci saranno delle minacce al Senato. Poi l'esercito diventa uno strumento della politica, che non è proprio l'ideale, diciamo. E poi l'economia sta diventando stagnante, ormai siamo diventati un po' alla deriva. E poi ovviamente non ci sono più territori da conquistare, diciamo che c'è una mancanza di conquista dei territori e quindi c'è una penuria di schiavi, e con la morte di Settimino Severo abbiamo anche la svalutazione della moneta, quindi diciamo che non stiamo proprio benissimo in questo periodo, diciamo questa seconda parte dell'età imperiale. Infatti poi abbiamo, cioè nel terzo secolo, che è la fine dei Severi, diciamo che poi non ci saranno più al governo, diciamo, come imperatori, e però il problema è che con la fine dei Severi inizia la crisi del Principato, quindi dopo tutta questa crisi, cioè sembrava che Roma fosse chissà quale cosa, e Caput Mundi di qua e di là, poi entra in crisi e un macello incredibile. Quindi poi con la fine dei Severi e con la crisi del Principato inizia l'anarchia militare e qua poi sono cazzi loro. Allora in realtà non c'è molto da dire su questa età, queste diciamo, erano le cose principali. E niente, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E niente, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Thank you.